Euroregione News. L'agricoltura festeggia. Con un doppio appuntamento il mondo dell'agricoltura festeggia da domani al 27 luglio allo spazio Cospalat di Fontanabona di Pagnacco e dal 1 al 3 agosto in quello di Iplis di Premariacco. Ascoltiamo Renato Zampa, organizzatore dell'evento. Spaziamo, no? Dal territorio all'ambiente, alla cultura e anche all'alimentazione, cose che ci toccano direttamente nell'attività quotidiana, cose a cui ci teniamo, sulle spalle di chi lavora proprio la terra, è la dimostrazione che si può fare ambiente e si può fare agricoltura a costo zero, senza chiedere nulla a nessuno, anzi combattendo contro chi non vorrebbe questo. Noi vogliamo dimostrare che si riesce, l'abbiamo sempre fatto, anche se abbiamo avuto tutto il sistema contro, siamo ancora qui integri, più forti di prima e più entusiasti di prima. Infatti questa iniziativa va in questo senso. Sull'appuntamento di Iplis il consigliere Cospalat Graziano Zucco. È stato il primo spazio a essere aperto dalla Cospala 12 anni fa. Nessuno ci credeva, io sono stato il primo a crederci. A Fontanabona il 26 luglio, in collaborazione con il gruppo Kinder Hotel, sorgerà il Kinder Village, gratuito e riservato ai più piccoli. Un mega villaggio di gonfiabili che verrà costruito nei prati di fronte al punto vendita. Avete ascoltato Euroregione News.